Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Andiamo a vedere l'oroscopo per la bilancia del mese di aprile. Vi consiglio di guardare anche il vostro ascendente. Vediamo cosa dicono gli oracoli. Prima di tutto, partiamo dagli oracoli. Per la bilancia, cosa abbiamo per la bilancia? Abbiamo due carte. Ascolto e gratitudine, dopo le vediamo. Prendiamo la vostra energia. Quale sarà l'energia della bilancia nel mese di aprile? L'energia principale. Qua abbiamo la ruota al rovescio con il segno del Sagittario. L'energia principale della bilancia. C'è il Re di Bastoni con il segno del leone. Nella bilancia. Scusate. L'energia della bilancia. Abbiamo il 7 di coppe con lo scorpione. Vediamo anche l'oracolo dei sentimenti. Ok, allora abbiamo la chiusura, cambiamento, tossico, sposto un attimo i messaggi d'amore, fondo del mazzo, sposto anche l'oracolo delle abilità nascoste, abbiamo il superamento. Stavo dicendo lo spostamento. Allora, prima di tutto parto dagli oracoli. La prima carta dice ascolto, riuscire ad ascoltare chi mi sta intorno è uno sforzo. Quando riesco a farlo mi sento appagato perché ogni volta imparo qualcosa di nuovo. Quindi la prima cosa per te della bilancia, ti dicono che ad aprile devi cercare di riuscire ad ascoltare, di aprirti all'ascolto. Forse nell'ultimo periodo non hai ascoltato qualcuno, non ti sei aperto all'ascolto vero e proprio, perché c'è sempre qualcosa che puoi imparare. Altra cosa, la gratitudine. Senza il tuo aiuto mi sarei arenato molto prima. Da solo sarei rimasto incastrato nei meandri delle difficoltà incontrate. Grazie. Ti dicono di essere grato, ti dicono di essere grato. Magari tu vedi delle cose nelle persone che stanno vicino a te che possono essere magari scontate, come se quelle persone fanno quelle cose in maniera scontata. Devi essere invece grato. Probabilmente non ti sei aperto alla gratitudine, non riesci ad apprezzare queste persone o quello che ti viene fatto o quello che fanno le altre persone, insomma, in generale. Quindi ti invitano ad ascoltare chi ti sta intorno e ad essere grato per quello che viene fatto. Allora, con la ruota al rovescio mi viene da dire che effettivamente c'è qualcosa che non riesci a controllare, c'è un cambiamento che sforza ad arrivare, come se effettivamente ti senti un po' buttato giù, un po' pessimista, come se comunque stanno arrivando per te un sacco di cose e non riesci a gestire tutte queste cose, queste situazioni che arrivano, ti senti un po' impotente, un po' ecco così. Devo dire che però devi cercare di stare al passo, quindi di non cercare di forzare una situazione o una persona, ma di cercare di prendere anche tu il passo, di correre dietro a queste situazioni che cambiano, di non cercare di forzarle, perché più cerchi di forzarle, più perderai il controllo. Difatti qua ti dicono tieni il controllo. Cerca di mantenerti saldo, anche perché qua possono esserci diverse situazioni che possono mandarti in confusione. Potresti avere un sacco di cose magari da pensare, da fare e potresti non sapere cosa scegliere, cosa fare, quale cosa è giusta fare o quale cosa non fare più. Insomma, ti vedo un po' lì perso e qua mi fanno vedere che ci sarà la chiusura di una situazione tossica
finalmente ci sarà il cambiamento, ci sarà il superamento di una situazione che al momento è tossica o che comunque fino magari a fine marzo sarà tossica, visto che qua parliamo dell'energia di aprile. Quindi ci sarà finalmente una svolta, anche se fanno vedere che tu non sei pronta a questo cambiamento, a questa svolta. Quindi ti stanno dicendo cerca di essere pronta a questo cambiamento, perché questo cambiamento ci sarà, però tu devi essere il primo a seguire questi avvenimenti, a non bloccarli, a non forzarli e soprattutto ad aprirti alla gratitudine e all'ascolto. Vediamo adesso con i tarocchi, quindi cosa accadrà per la bilancia nel mese di aprile. Cosa accadrà? Abbiamo il matto, interessante, con il segno dell'acquario, il cavaliere di denari, ok, con tutti i segni di terra, capricorno, toro e vergine, l'imperatore, con l'ariete, no, troppe. Quante carte? Allora, vorrei almeno due carte, non di più. Il due di bastoni, con la rete molto forte. E qua abbiamo il sette di coppe, fondo del mazzo, il cavaliere di spade. Vedo anche lo scorpione. Scorpione, sia appunto la bilancia. Allora, cosa devo dirvi? Qua sembra effettivamente che ci sia un qualcosa di nuovo, si apre uno scenario nuovo, abbiamo il folle, un qualcosa di nuovo che ricomincia, come se effettivamente dopo una chiusura c'è un rinizio, c'è il superamento, però per arrivare a questo nuovo inizio è bisogno prima chiudere una situazione tossica, perché c'è una situazione che non va bene e quindi è necessario per forza chiudere. Quindi cercate di non essere focalizzati sul negativo, perché questa chiusura è necessaria per far sì che questa cosa avvenga. Vedo che voi siete interessati a qualcosa, tra l'altro siete di coppe, mi esce due volte, quindi devo dire che voi siete interessati a qualcosa o a qualcuno, siete curiosi di capire cosa sta succedendo, come svolterà la situazione, siete curiosi di capire magari cosa pensa una persona, cosa vuole fare, perché effettivamente c'è molta confusione, come se prima vi dicono una cosa, poi un'altra ancora, insomma siete un po' lì che non capite bene una situazione. Vedo che la situazione però andrà avanti piano piano, quindi ci sarà una situazione che andrà avanti lentamente, però in maniera concreta e soprattutto duratura. Vedo anche che voi vi fiderete, vi lancerete in qualcosa, proprio perché voi volete raggiungere una stabilità. Vedo anche che comunque voi avete il controllo su una situazione, anche se però questa situazione sembra non rendervi molto felice. Vedo però anche la pianificazione di qualcosa, state pianificando qualcosa, state cercando di capire come può smuoversi una situazione che al momento vi manda in confusione, però vedo questo nuovo inizio. Vediamo con le sibille, vi dico anche i numeri che possono essere importanti. Abbiamo la riuscita d'affari con il numero 7, l'invidia con il numero 8, c'è una carta che si è girata, numero 9 sollievo, numero 6 amore, ancora una, per la bilancia nel mese di aprile, eccola qua, abbiamo il successo numero 3,
Comando del mazzo è il lutto col numero 12. Allora, devo dire che voi, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, però devo dire che si rispecchia in tutti gli ambiti, però mi viene da dire in questo caso nel settore lavorativo ci sarà una soddisfazione che arriva e soprattutto vedo del denaro che arriva. Vedo proprio questa pancia. Vediamo se riesco a prenderla, ok. Questa pancia che da quanto è grossa stanno per esplodere i bottoni, quindi sembra effettivamente che un risarcimento, una somma, un qualche soldo vi entra in maniera abbondante. E sembra che ci sia qualcuno intorno a voi che vi invidia, vi faccia la bella faccia davanti, ma poi dietro non è molto da affidarsi, però vedo che avrete una grande soddisfazione. Una situazione che magari vi dava preoccupazione, vedo che adesso finalmente nel mese di aprile vi darà sollievo. E vedo anche che qua ci sarà un ricongiungimento. Allora, per chi è single potrebbe essere che trovi la persona giusta, per chi è in relazione e ha una buona relazione vedo che c'è proprio un avanzamento, per chi invece ha una relazione insomma un po' così, adesso c'è un po' di trambusto, c'è una pacificazione, vedo anche il successo, quindi il successo lo vedo sia per quanto riguarda il lavoro, l'amicizia, l'amore, in ogni ambito, dopo una situazione che ha causato molto molta tristezza, anche del pianto o comunque una situazione dolorosa e triste, vedo finalmente la riuscita. Adesso prendiamo i messaggi d'amore. Vi voglio ricordare che tutte le carte che vedete le potete acquistare, troverete il link in descrizione video e nel primo commento in evidenza e anche su Etsy. Vediamo quali sono i messaggi d'amore per fare la bilancia nel mese di aprile. Sono schizzate via proprio, nessuno è come te. Il volato, voglio ritornare. Fondo del mazzo, ecco qua, al momento non riesco ad impegnarmi, quindi c'è una persona che in questo momento non riesce ad impegnarsi, però nessuno è come te, sa che comunque nessuno c'è come te e vuole ritornare, quindi questa persona vuole ritornare, vuole fare pace, vuole riappacificarsi, anche se ora non riesce, c'è qualcosa che la blocca, che lo frena. Vediamo adesso l'oracolo delle verità nascoste, quindi quello che questa persona non ha il coraggio di dirti. Cosa non ha il coraggio di dirti la persona che stai pensando? Sei il mio pensiero fisso. Probabilmente questa persona non te lo ammetterà mai, però ti pensa sempre. Fondo del mazzo, mi fa male non vederti. Questa persona probabilmente non te lo dice, non te lo dimostra, però il non vederti, il non stare insieme a te, lo fa star male ed è, ti pensa sempre. Vediamo adesso i consigli degli oracoli. Quali sono i consigli per la bilancia nel mese di aprile? Allora, c'è la carta numero 41, crescita, trasformazione. C'è la carta numero 22, armonia, imparare dal passato. E la carta numero 25, prosperità, opportunità. Allora, qua mi fanno capire che comunque c'è qualcosa che devi imparare dal passato, c'è qualcosa che del tuo passato forse non sei ancora riuscito ad imparare, che però può essere, è una lezione per te. Quindi se qualcosa continua a ritornare e non si toglie, significa che tu devi cercare, devi capire che cosa queste situazioni che continuano a ripercuotersi hanno da insegnarti, che cosa devi capire per trovare questa tua armonia.
E questa situazione ti darà, insomma, il capire questa cosa ti darà una grande crescita personale, una grande trasformazione. E vedo che questo ti porterà anche prosperità, opportunità in ogni campo proprio. Vediamo adesso il libro delle risposte che stai aspettando. Per la bilancia. C'è di meglio. C'è di meglio. Ok. Quindi, se hai guardato fino qua, lasciami il tuo segno zodiacale della bilancia, se lo farai ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto lascia un like e condividi. Se non sei ancora iscritto alla mia pagina YouTube, ti invito ad iscriverti. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Puoi contattarmi per consulto personale, puoi scrivermi su WhatsApp o su Etsy, dove troverai anche tutti i miei oracoli e tutti i miei consulti. Ti consiglio assolutamente di guardare anche il tuo ascendente. Io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo. Ci vediamo presto in un prossimo video.